buongiorno a tutti. Direi che quando volete possiamo anche cominciare, poi avrei qualcosina da dirvi. Buongiorno mister, mi Buongiorno a prendo io lei. la responsabilità di farle la prima domanda in questo momento molto, come dire, complicato e inusuale, almeno per i ritmi a cui ci aveva abituato ultimamente. Ecco perché vorrei riprendere un po' da qui e chiederle, magari mettendo quasi in relazione questo brutto periodo con la fatica che fece inizialmente in Inghilterra con il Leicester. Può essere una costante, secondo lei, questa difficoltà che ha inizialmente, che ha avuto e che sta avendo anche adesso, oppure è soltanto un caso? Grazie in anticipo, mister. Ma innanzitutto, come ho detto prima, buongiorno a lei, grazie per la domanda. Volevo parlarne. Mi scusi se vado un po' fuori tema, però chiaramente bisogna dare risposta un po' a tutti quanti e farci anche qualche domanda noi. Il gioco c'è perché collezioniamo tantissime palle con la partita. Le ultime tre partite che abbiamo perso contro la Spal, contro il Nizza e contro il Cagliari abbiamo dominato. Non deve essere un alibi. Quindi se io volessi cercare un alibi, direi questa cosa, perché poi ho ricevuto tante chiacchiere, si sono sentite in settimana, tanti commenti che sembravano proprio che non ce la facessimo a sostenere i ritmi. Non è così, perché io vedo una squadra che gioca a pallone e questo è il primo passo verso diventare una grande squadra. È chiaro, non ci prendiamoci in giro, i risultati sono importanti. Prestazioni dal punto di vista appunto del risultato, come quelle contro Spal, Cagliari e Nizza, non devono capitare più. Però fino al derby si parlava di un'altra Roma, quindi io devo lavorare indipendentemente dalle considerazioni che cambiano dopo ogni partita, no? Detto ciò, rispondo alla domanda. Mi scusi se mi sono dilungato molto, ma ci tenevo ad aprire questa parentesi. Non penso sia una costante, potrebbe esserlo. Personalmente non penso che sia così, semplicemente perché sono due realtà diverse. È ovvio che magari può essere, da un certo punto di vista, che la costante sia il fatto che io personalmente abbia bisogno di un po' di tempo per ambientarmi nel contesto in cui sono, per iniziare a lavorare e far integrare chiaramente gli schemi all'interno dei miei giocatori, e poi si può parlare di una squadra diversa. Buongiorno mister, mi ricollego alla domanda del mio collega chiedendole a questo punto, alla luce di quelli che sono i risultati, quale pensa sia la causa? Soprattutto per quanto riguarda le disattenzioni difensive, mi riferisco a quelle perché poi in attacco la Roma segna, comunque produce, in difesa spesso sembra distratta, come ha sottolineato lei. Di conseguenza le voglio chiedere, secondo il suo punto di vista, è un problema fisico, magari di schemi, oppure è un problema mentale? La ringrazio. Buongiorno, l'ho detto, stiamo lavorando. Poi è normale che dal punto di vista degli schemi, come ho detto prima, si possa avere qualche difficoltà. Non per questo poi bisogna ricorrere a metodi, come hanno consigliato chiaramente altre persone, di modificare difficoltà varie. Insomma, può secondo me essere un problema mentale, te ne accorgi dopo il derby. Essendo la testa più importante dei piedi nel mondo del calcio, se tu produci ma non riesci a concretizzare, ne risenti. Noi comunque dobbiamo ripartire con la forza che sappiamo di avere, dobbiamo tirarla fuori questa forza. Io penso che la partita contro la Juventus sia in un momento perfetto. Perfetto perché dobbiamo tirare fuori il cuore, gli attributi, andare a Torino, giocarci la partita e tornare a casa con qualche punto contro la squadra più forte in Italia. Però noi miriamo a quello. Si va a Torino per vincere. Io vedo una Roma che macina punti e non prende gol fino al derby. Al derby ci beffano a 2 minuti dalla fine e poi nelle partite successive non riesce neanche più a segnare praticamente. E allora c'è qualcosina che mi fa pensare che se si fanno punti a Torino può cambiare qualcosa. Non temo il freddo, né la pioggia e manco il vento. Non mi fa paura niente, niente, manco sto momento. Perché amo e so convinto d'est'amore, pure quando non conviene, pure quando ci sto male. Me ne sto qui, alza l'occhio e guardami, sto con la sciarpa in mano. Qual è il problema? Parlami. Non è facile, né per me né per te, e questo lo capisco, ma devi capire quanto vale quella maglia che c'hai addosso. Non sei il primo che la porta e non sarai nemmeno l'ultimo, però finché ci stai, non posso sapere quanto, ci devi sudare dentro e non devi smettere un attimo, perché quella che per te è una bella professione, per me è una vita intera vissuta di passione. E se te piangi, ti asciugo io le lacrime,
Se soffri e c'hai paura, te porto sulle spalle. Però non mi fa vedere che mentre io ci provo, te passeggi su quel campo, io al posto tuo me lo magnavo. Non è il corpo de classe quello che te ruba l'occhi, che è certo che mi piace, ma basta e non li tocchi. Vorrei vedere la rabbia di chi si vuole ribellà, la fame di vittoria, quella che te fa tremà. Perché sta maglia qua per me è una seconda pelle, e se io ci metto il cuore, tu mettici le palle. Forza Roma, sempre. Stadium e Juve Roma, buonasera per la 17esima giornata, 18esima a seconda dei punti di vista, giornata appunto di campionato. Buonasera dall'ex Juventus Stadium, dall'attuale Allianz Stadium, per una partita importantissima, la più importante della nostra Roma, è la gara che deve avviare una rimonta, la miglior difesa contro il miglior attacco, e dovremo sottolinearla questa cosa, perché abbiamo dimostrato che quando vogliamo sappiamo anche difendere, e difendere bene. Abbiamo dimostrato di poter non prendere gol, non abbiamo dimostrato nulla di positivo nelle ultime partite, in particolare nell'ultimo episodio. Ecco perché questa sfida è importantissima, l'ha detto Marconi in conferenza stampa, ma andiamo a leggere le formazioni. Questa è la Juventus con Buffon tra i pali, difesa a 4 con Chiellini, Benassia centrale, Lixener, Alexandro sugli esterni, Matuidi, Martirio, Bernardeschi e Marco Reus alle spalle del tandem offensivo, Paulo Dybala a supporto di Gonzalo Higuaín. Insomma, una Juventus che si commenta da sola, una Juventus che è prima in classifica e sta volando, fuggendo al comando per quello che sarebbe il settimo scudetto, e quindi chiaramente un record ancora più nella storia. Risponde la Roma con Alisson tra i pali, Florenzi, De Rossi, la vera novità al centro della difesa assieme a Fazio, con Emerson sull'esterno, Gonalon a centrocampo con Nainggolan e Keita che l'affiancano, Marez come falso 9 con El Shaarawy a destra e Diego Perotti a sinistra. Insomma, abbiamo disposto le istruzioni, Marconi ha parlato di cuore, di grinta, di tattica anche in conferenza stampa, nella conferenza stampa che avete seguito prima di questa partita. Ha provato a caricare i suoi, ma non troppo, non ha voluto gonfiare particolarmente questa partita perché manca più di un girone alla fine, ma è chiaro che la Roma ha più di 10 punti dalla vetta del campionato, molto più di 10 punti dalla vetta e molto più di 10 punti dalla Juve. È una gara molto particolare che comincia in questo istante con il possesso Roma. Forza ragazzi! C'è molto movimento dei compagni senza palla e questo è importante. Nainggolan anche in zona tiro, carica il destro, deviazione di Benassia sopra la traversa, palla gol per la Roma dopo 9 minuti di gioco. Poi Perotti servito sulla verticale da Emerson, si inserisce Keita senza palla come al solito, attacca centralmente come col Cagliari, ha visto Marez solo che rigore di fronte, Buffon, Marez, Buffon la tocca e poi El Shaarawy che non può concludere perché è defilatissimo. Roma che sta giocando un gran calcio a Torino e questo è un segnale non importante di più. Però poi attenzione, perché loro secondo me ci stanno aspettando volontariamente, proprio per come la Roma sta interpretando questo campionato, quindi spesso fa la partita ma non riesce poi a portare a casa il bottino. Allora c'è Dybala che si appoggia centralmente a Marchisio, verticale da Higuaín che taglia il campo e vuole anche tagliare la difesa. Ottimo il taglio da parte di Reus in aria, Reus sul fondo con Alisson decisivo. Poi Marez subito per Nainggolan, va dentro Marez, Nainggolan ha visto dalla parte opposta Perotti, lo cerca con un pallone morbido, al volo Perotti, Buffon! E finisce qui il primo tempo, è 0-0 tra Juventus e Roma, una grandissima partita a Torino per entrambe le squadre. È chiaro che non possiamo giocare aggressivi tutta la partita, è chiaro che loro non ci possono aspettare tutta la partita, ed ecco perché è andata un po' a sprazzi la gara in questo primo tempo. 0-0 che ci può stare. Comunque entrambe le squadre non hanno avuto paura di attaccare. Ora Perotti che taglia il campo, mette a sedere un paio di uomini, c'è Nainggolan che si fa vedere interno, Perotti lo scarico sul Ninja, si ripropone il monito che calcia in porta,
Arriva però scordinato, la Roma c'è anche al 55esimo, risponde al pressing iniziale della Juve. Prova a ragionare la Juve con Dybala, va da Higuain, si muove a destra e va a ricevere Bernardeschi, questa volta passa su Emerson, torna Fazio, calcia lo stesso Bernardeschi. Ma c'è fortunatamente Alisson, ben posizionato. Quel movimento centrale di Gonalon, anche quello di Pellegrini che vuole toccare il suo primo pallone. Salta Royce e poi allarga, sventaglia molto bene per Florenzi, è rimasto solo il Sharawi, viene servito, interno c'è Marez, tocco per Riad, va dentro Keita senza palla, Marez al limite, se la sposta sul destro, prova a calciare! E la palla è alta sopra la traversa, Buffon è rimasto immobile. Dybala ancora per Douglas Costa, c'è largo Royce, occhio che è più veloce di Fazio, prende il fondo, poi rientra sul sinistro, Dybala in area, Alisson! Florenzi! E Roma che può attaccare ancora con Pellegrini che ha visto largo il Sharawi. Occhio che dalla parte opposta sta arrivando Perotti. Interessante questa azione. Perotti dentro. Matuidi lo anticipa. Poi c'è anche fallo di Perotti in attacco. Pellegrini è calcio di punizione per la Juve perché il vantaggio non si è concretizzato. E finisce la partita 0-0 tra Juventus e Roma in questa 17esima giornata di campionato. In questo 23 dicembre 0-0 che ci dimostra tante cose positive. Perché stasera è tutta positiva la prestazione, il problema è che è stasera e non è una costante. Perché la Roma quando incontra una big fa tanto, ma perde punti con le piccole. Purtroppo i campionati si vincono con le piccole. La Juventus è in quella zona di classifica perché sicuramente non ha perso in casa con la Spal e col Cagliari. Per dire, apro e chiudo una parentesi, io quando parlo al plurale e parlo riferendomi alla Roma, parlo in generale. Quindi mi ci includo, quando dico abbiamo fatto male, abbiamo include anche me. Quando dico siamo stati ingenui, ingenuo anch'io che magari ho sbagliato qualcosa dietro. Quando parlo di momentum, se voi vi riguardate lo scorso episodio, non ho mai dato la colpa al momentum, io. Voi nei commenti più di una volta mi avete scritto, ma quale momentum siete che sei scarso? Ma gli scorsi potrebbero essere davvero tantissimi, io devo fare i grandi complimenti alla prestazione della Roma. 0-0 contro la prima in classifica, vediamola in questo... Insomma, da questo punto di vista. Comunque non hai preso gol, non ne hai fatti, ma hai creato tanto. Possesso palla che è nettamente della Roma. Contro una Juventus che prima di questa partita tu vedi la classifica e dici ci arano. Invece così non è andata e sono molto contento. Quindi 0-0 che anticipa altri due match molto importanti di campionato che andremo a vedere in questo episodio. Il primo contro il Chievo e la vittoria a questo punto mi sembra obbligata. E l'ultimo contro il Sassuolo che ci porterà a finire il girone d'andata. Apro un'altra parentesi sulle maglie perché intanto vi ricordo di passare da OneFootball, ogni tanto vi scorre il banner qui sotto, passate, mi raccomando, scaricate l'app per rimanere aggiornati in tempo reale su tutte le news sul calcio. Intanto rischio di perdere Lobont. Va bene, mi sta tanto simpatico Lobont, siamo fatti pure la foto, però va bene, potete veramente chiedere qualsiasi cosa con personalizzazione alla modica cifra, includendo il mio sconto che non è soltanto Marconi ma è hashtag Marconi, mi raccomando perché avevo capito male io, quindi non ho scritto benissimo lo scorso episodio, di un 5%. Questo sconto vi porta più o meno a pagare, ve lo dico molto semplicemente, una tipo 42 euro compresi tra personalizzazione con nome e numero, faccio quello che volete, e spedizione, perché la spedizione è gratuita. Per un tessuto, che vi ripeto, è quello che voi trovate a Roma Store per i tifosi della Roma e che pagate 100 euro. Su un altro sito, una maglietta che ti mandano con personalizzazione, patch, eccetera, la paghi minimo 120 euro. E allora tra 120 euro e 40 euro direi che la differenza è tanta. Tutto pronto a Verona, batte il Chievo, Roma che gioca con lo stesso 11 visto a Torino, questa è la seconda trasferta di fila, questo perché bisogna cominciare a considerare ogni partita come una finale, bisogna vincere praticamente tutte. E allora concentrazione massima, stessi giocatori dell'Allianz Stadium, vediamo che succede. Emerson, Keita, c'è Florenzi completamente solo a destra, pallone ottimo che sventaglia il campo, occhio ad Ale che si coordina! Florenzi con un gol bellissimo, dopo 3 minuti la Roma è già in vantaggio al Bentegodi. Alessandro Florenzi con un gol dei suoi da fuori area porta in vantaggio la Roma, chapeau. Scarseggia per la verità, poi Nainggolan si muove sul pallone di Marez, va sul destro, Sorrentino la mette in calcio d'angolo. Birsa si gira e va verticale, qui c'è un buco centrale per Pucciarelli che salta Emerson, si presenta di fronte ad Alisson e arriva il pareggio del Chievo. E qui grande giocata in realtà da parte di Pucciarelli, nulla da dire. Sterza su Emerson e poi è freddo di fronte ad Alisson.
Ha pareggiato il Chievo al 34esimo. Si ricomincia senza cambi. Marconi dà fiducia ai suoi 11, che comunque possono far di più. Una buona Roma fino al momento del pareggio del Chievo. Poi si è spenta la luce. Emerson attacca la porta con Marez centrale. Occhio all'inserimento ancora da parte di Emerson, che incrocia col sinistro e riporta in vantaggio la Roma. Ma che bello scambio con Marez. Asse algerino-brasiliana. E la Roma è di nuovo in vantaggio al Bentegodi, col primo gol in campionato di Emerson Palmieri. Cerca ancora di allargare il gioco e si inventa un gran pallone per Meggiorini, che va sul destro, mette dentro Alisson. Stiamo concentrati perché siamo solo 2-1. Nainggolan, El Shaarawy, quella per Nainggolan. Occhio a Under, posizione forse di fuorigioco. Fuorigioco di Under, che aveva messo dentro la palla del 3-1 quando siamo al 35esimo del secondo tempo, 10 minuti al 90esimo. Poi ottimo il pallone per Inglese, che va subito da Birsa. Occhio che è lento Fazio, deve intervenire. Birsa è passato, 2-2 all'87esimo. Perché dico che bisogna chiudere le partite? Perché poi loro con due tiri in porta ti fanno rosicare di brutto. 2-2 del Chievo. Roma che deve tornare in vantaggio senza se ne ma. El Shaarawy, largo per Palmieri, che supporta bene l'azione. Tocco per Pellegrini, zona tiro, Pellegrini ad rigore, cerca il destro, finisce per terra, rigore! Rigore per la Roma, un minuto dopo il pari. Fallo di non so chi, su Pellegrini, calcio di rigore per noi. Secondo me generoso, perché Pellegrini cerca di calciare, Temai lo disturba, sì, ma poi non ho visto il contatto con l'uomo. Per carità, meglio così. Florenzi contro Sorrentino, che è anche un pararigori. Attenzione che c'è Florenzi! Firma la doppietta! Spiazza Sorrentino! Fa 3-2 per la Roma al Bentegodi! Lontana dall'area di rigore, fischia 1, fischia 2, fischia 3. 3-2 per la Roma al Bentegodi contro un ottimo Chievo. Comunque il Chievo rognoso, come al solito, è tradizione della Roma andare al Bentegodi e soffrire in questa partita. Se vi ricordate, anche l'anno scorso la Roma vinse soffrendo un pochettino. Vince 3-2 all'ultimo respiro, nonostante poi una partita dominata, perché questo è, ma chiaramente sono punti importanti questi due in più, perché altrimenti insomma continuiamo a parlare di Roma Spal, di Roma Lazio, di Roma Cagliari, insomma tutte partite su questa falsa riga, no? Invece no, invece la Roma vince e dimostra un pizzico di maturità in più, anche se poi non sei mai maturo se prendi un gol all'87esimo e non chiudi una partita del genere. Questo è il gol di Florenzi, il primo dei due, sicuramente il più bello della serata. 3-2, tre punti che ci portano un pochettino più su in classifica. Nel calcio non esistono partite scontate. In questo campionato, in questa stagione, ma soprattutto con la Roma e contro il Sassuolo, tanto più. Benvenuti all'ultima giornata del girone d'andata di questo campionato, il campionato di ritorno di Marconi alla Roma, il primo senza Francesco Totti. Insomma, lo presentavamo così in quel lontano 20 agosto, in quel lontano Atalanta-Roma. Di cose ne sono successe, positive e negative. È il momento di tirare le somme, non ancora in realtà. Prima questi 90 minuti, poi le somme si tirano e si fa anche un gran mercato per migliorare le cose. Non è per Matri, deve stare attento De Ligt. Poi Falcinelli al limite, palla sul sinistro, calcia, palo pieno e poi Duncan da due passi. Si divora il gol del vantaggio del Sassuolo. Sempre per Florenzi. C'è dentro De Frel, Florenzi questa volta sbaglia il tocco. Occhio al Sassuolo che riparte. Due minuti di recupero, forse c'è tempo per un'ultima ripartenza degli emiliani. Ancora Matri qui, se lo dimentica De Ligt. Matri, ingresso in area di Matri, che va sul destro, prova! E il Sassuolo in vantaggio. È un peccato però, perché il gol arriva proprio allo scadere del primo tempo, con Matri, che per carità è un grande attaccante, ha tra le sue vittime preferite la Roma, ci segna praticamente sempre, ed era qualche anno che non lo faceva, quindi sembrava anche strano. Qui finta e controfinta su Juan Jesus, in realtà in ritardo è De Ligt in questo caso, perché Juan Jesus dovrebbe stare dalla parte opposta,
davanti all'area di rigore del Sassuolo, poi si è scoperto e ha preso il gol. Qui Florenzi, interno dei frecci, anche Keita, servito al limite, destro di Nabi, che segna sempre in quella porta. Ennesimo gol di fila allo Stadio Olimpico, il terzo sicuramente. 1-1, ha pareggiato la Roma. De Frel, vediamo se inventa qualcosa. De Frel contro la sua ex squadra, serpentina e sinistro, consigli, ma che magia aveva fatto Gregoire. Poi altro cross, sta arrivando Nainggolan che non trova la porta, recupera molto bene. Poi Mahrez restituisce molto bene al belga, che entra in area di rigore, sempre Nainggolan defilato, la mette a rimorchio Keita, palo e gol. No, è uscita, illusione ottica del gol. Palo di Nabi, palo di Nabi. Non c'è movimento dei compagni, ci sarebbe quello di De Frel. C'è ancora dentro Nainggolan. De Frel, occhio a Keita che è solo e può andare in porta. Il servizio è per lui. Keita col tocco sotto. Keita col tocco sotto. Una magia. Firma la doppietta. Roma 2 e Sassuolo 1. Sempre più bomber. Sempre più vice Kanté. Nabi, Keita direttamente dalla Germania, direttamente dall'Ipsia, esplode l'Olimpico e la Roma ribalta il risultato. Finisce qui, tre fischi e finalmente sentiamo Grazie Roma dopo un episodio di pausa. Eccola qui, di sottofondo, Roma 2, Sassuolo 1, una partita complicatissima. Ce l'aspettavamo, vedete quanto è importante comunque partire con la concentrazione. Poi per carità andiamo sotto anche oggi, ma ci siamo con la testa. Anche perché io cerco sempre di giocare tutte le partite al massimo, però anche nello scorso episodio, voi me l'avete anche fatto notare nei commenti, partire dicendo episodio leggero. È vero, io poi per carità giocavo la singola partita, mi concentravo, ma io sono partito, mi è venuta spontanea quella affermazione, perché ho detto non c'è un big match, vabbè queste sono tranquille. Non so tranquille perché poi perdi punti e sono felice che oggi comunque sia abbiamo recuperato qualche punto, perché comunque sono 7 i punti in questo episodio, 1 importantissimo devo dire a Torino con la Juventus, e quindi diciamo che posso e possiamo essere soddisfatti. Salutiamoci con la classifica e tiriamo qualche somma. Questa la classifica, vi vado ad elencare un po' quello che è successo, anche messo in relazione con i risultati che noi abbiamo fatto con queste squadre. Juventus 52, abbiamo giocato a Torino e abbiamo pareggiato 0-0. Genoa 38, la grandissima sorpresa del campionato, e noi abbiamo vinto a Marassi per 1-0. Milan 35, lì abbiamo perso a pari merito con il Cagliari, che comunque ci ha battuto in casa, anche se la prestazione, ripeto, è stata molto positiva da parte della Roma. Roma appunto 34, Napoli 33, abbiamo vinto. Inter 33, abbiamo pareggiato la seconda di campionato. Lazio 32, ma potevano essere 31, me lo dite troppo ragazzi. Comunque insomma, ci abbiamo pareggiato. Sampdoria 27, ci abbiamo vinto 4-1. Sassuolo 25, abbiamo appena vinto per 2-1. Torino 24, abbiamo pareggiato 2-2, eravamo sotto 2-0. Atalanta 23 e ci abbiamo pareggiato alla prima di campionato per 3-3. Benevento 21, abbiamo vinto per 3-2. Fiorentina 21, abbiamo pareggiato invece per 1-1 se non sbaglio. Spal 17 e noi ci abbiamo perso. Bologna 15 e francamente non mi ricordo, abbiamo vinto col Bologna per 2-0, non mi ricordavo. Chievo 15 e ci abbiamo appena vinto. Il Verona ci abbiamo pareggiato a 13, a 12 l'Udinese del Crotone, e noi con molta tranquillità, se non sbaglio, e infatti non sbaglio, abbiamo vinto con tutte e due, 3-0 col Crotone e 2-1 con l'Udinese. Insomma, questo è il girone d'andata, con due squadre con una partita in meno, due squadre che sono il Milan e il Bologna, che dovranno poi recuperare il loro match. Milan che quindi potenzialmente potrebbe agganciare il girone in classifica. Tiriamo le somme sulla Roma. Non sono preoccupanti le 3 sconfitte, sono preoccupanti i 7 pareggi, perché poi sono pareggi sciocchi. Pareggi come quello col Verona, per dire, che comunque è una partita che potevi vincere tranquillamente. Per carità, eravamo ancora all'inizio. Pareggi sciocchissimi, come quello contro la Lazio nel derby che arriva all'88esimo. Sono punti importanti. E poi una squadra che pareggia tanto non è positivo. Quindi dovremmo migliorare questa cosa nel girone di ritorno. È anche vero che 2 potenziali pareggi non, cioè, li abbiamo evitati in questo episodio, che sono stati a Verona contro il Chievo, perché ti pareggiano l'87esimo, hai comunque la forza di andare a vincere la partita, e poi appunto contro il Sassuolo. Spesso la Roma è andata sotto, ha pareggiato, ma non ha avuto la forza poi di ribaltare. Così invece oggi abbiamo fatto. Niente ragazzi, ci salutiamo, come vedete siamo già alle 2 di gennaio e quindi a meno 4 da Roma-Atalanta, con tantissima
voglia di far bene sul calciomercato. E allora consigli qui sotto. Il primo nome caldissimo sarà chiaramente Schick, ma poi io sono intenzionato, ditemi se siete d'accordo. Secondo me sì, anche appunto erano nel difensore centrale. E grazie, grazie, perché i primi 11 episodi sono serviti per questo girone d'andata. Gioie e dolori, ma questi siamo noi. E quindi la cosa bella della nostra carriera non è, come mi avete detto voi, che poi a livello leggenda siete bravi a giocare e vincere tutte le partite. Sono contento, anche a me piacerebbe vincerle tutte, non le perdo apposta. Però poi è anche bella questa cosa, se fossi un fenomeno forse anche dall'altra parte dello schermo trasmetterei meno emozioni. Sono dislessico, però vi chiedo un like e quindi anche di iscrivervi se non siete ancora. Passate sui social, in descrizione ricordatevi OneFootball e il sito di Maglie, ricordatevi il coupon hashtag Marconi. Noi ci vediamo nei prossimi video in settimana, venerdì regà, no, venerdì non potete perdervi assolutamente il video, c'è la scuola fa schifo, un ritorno incredibile, quindi vedetevelo a tutti i costi, io mando un bacione e bella.